ragazzi, chiamiamoli ragazzi, a 40 anni che stanno ancora con mamma e papà, non hanno pensieri in testa, un solo pensiero hanno. Usate da sì. Andai in discoteca mia ballò. Escono alle 7 del mattino da capo come un pallone. Si sono bevuto di tutto, pure l'acqua in dei portafiori. Quando escono cammino lateralmente, dicono, ma io devo andare di là, perché vai a cammino? Dicono, ma dove io non dove abito. Ma dico io a questi ragazzi, stai come Betty White, stai chiuso, sono le 7 del mattino. Vattene a dormire, no. Di andare a mangiare il cornetto. Ma che stiamo questi cornetti? Mi trovi fuori alle cornette lì che dormono all'indietro così. Parano in zoom quando camminano. Arrivano alla cornetteria con la bocca già aperta. Il garzone glielo mette direttamente in bocca i cornetti. Un euro. C'è armato l'uomo che lo sta mangiando. Intanto la domenica mattina nelle famiglie è una tragedia. Ah mamma, tuo figlio maschio. Si è alzato alle 5 del mattino. Se mi sei passato il vigno. Ha fatto la pasta al fumo, abbraccio. Aspetta che la Giolette si svegli. La Giolette si sveglia in 3 pomeriggio. Venne sulla zuppilotta davanti agli occhi. Ho visto ragazzi mettere il gnocco di bullotte. Ci messi i cereali con quello di giù a fondo, non mi posso. Ha bracciato un zuppa di Nutella, delle cose indicibili. Ma quello che si arrabbia seriamente in casa, rubata. Quest'uomo d'altri tempi, un uomo con una mentalità completamente opposta, che ha fatto i sacrifici, che ha tirato la carretta da solo, tutto sulle sue spalle, un uomo che non riesce a concepire con un figlio a 40 anni, di domenica pomeriggio, sta cagato un coppa a tavolo, con un ritirito, un asco, pigiamino, a tuo figlio, la Walt Disney, i topolini, i paperini, azzeccate vicino, vado guardi, tu sei una chiave, non stai ma sei una chiave, tu te ne hai dato a sapere, stai mangiando tutta la pozione mia, vanno in competizione padre e figlio, perché un padre cosa può dire a un figlio a 40 anni? Io all'età tua tenevo una moglie, 3 figli e portavo una casa avanti, neanche tu pile pigliate papà, zitta le qua la mamma, apri di giro, c'ha toccato un figlio, ma... lascialo stare, che ti sei svegliato nervoso. Mamma mia, chi è Bill è tornato in lotto stamattina ubriaca, ha potuto mettere il nori e il fristello fuori noi, si è svegliato pure nervoso! Quello è tornato in lotto stamattina, era ancora buio fuori! Era buio! Hai capito che io faccio il camionista, ho fatto Milano, Napoli, non mi sono fermato neanche a pigliare un caffè, e quello sta nervoso! E chi c'ha il secco? Come chi c'ha il secco? Tu hai fatto Milano, Napoli, seduto comodamente con un camione con riscaldamento a panna. Mio figlio ha ballato tutta la notte all'impiedi e lui è poco sotto i piedi, mi ha detto lascia sta!